Bentornati amici YouTube a questo appuntamento. Quest'oggi andremo a fare il taroscopo per la settimana che va dal 25 al 31 di ottobre, una settimana particolare perché siamo nella stagione dello scorpione e proprio questa settimana si celebrerà la famosa festa di Halloween. Allora andiamo a vedere quali sono i transiti più importanti di questa settimana. Innanzitutto la luna sarà calante in questo periodo, abbiamo la luna in gemelli per i primi 3 giorni della settimana, poi transiterà nel segno del Cancro e poi fine settimana nel segno del Leone. Il giorno 28 abbiamo un bellissimo sestile tra Venere che si trova nel segno del Sagittario con Giove che si trova nel segno dell'Acquario. Mentre il giorno 30 abbiamo il Sole che farà una piccola quadratura, una piccola no, una bella quadratura con Saturno. Insomma, anche qui bisogna fare un po' attenzione, però lo stesso giorno Marte entra in uno dei suoi segni preferiti, lo scorpione, quindi siamo veramente in un momento molto scorpionano. No? Che cosa significa essere nella stagione dello scorpione? Lo scorpione è sicuramente un'energia di grande trasformazione, di grande cambiamento e avendo anche Marte in questo periodo, credo che siamo davanti a una necessità anche di metamorfosi dentro la nostra vita, quindi si aprono le porte, ecco, ricordiamoci che abbiamo avuto anche delle eclissi importanti durante questo periodo e sappiamo che le eclissi sono sempre dei potenti portali di grande trasformazione, quindi fare uno spostamento nella nostra vita. Allora, forse lo scorpione è l'unico dei segni che viene spesso raffigurato anche con altre figure o animali, in questo caso totem, chiamiamoli così, no? L'aquila e la fenice, ed entrambi sono delle simbologie molto importanti perché sono una progressione della nostra coscienza. Quindi è molto importante avere dei livelli energetici completamente diversi da quello che abbiamo vissuto fino a questo momento. A livello base, lo scorpione, appunto, ha la grande capacità, insomma, di essere una creatura molto piccola ma molto potente. Quindi ogni tanto si perde la pelle, quindi fa la sua trasformazione. La sua coda è molto forte, soprattutto per i predatori, ma questo totem raggiunge in altre culture un punto di vista diverso con l'aquila, per esempio, quando abbiamo una grande consapevolezza di ciò che sta crescendo dentro di noi stessi. Questo è un bel mese, devo dire, una bella stagione, soprattutto dello scorpione. Bisogna ampliare soprattutto i punti di vista rispetto ad una nuova prospettiva che sta per emergere, quindi sentiamo questa necessità, soprattutto con Marte che lo spinge in questo periodo, di far nascere qualcosa dentro di noi stessi, una nuova realtà di noi, che secondo me sarà molto molto importante durante questo periodo. Dall'Aquila si passa alla figura della Fenice, quindi già sappiamo che la Fenice nasce dal caos, dalle ceneri. Addirittura leggevo questa cosa che entrava nelle chiese, nei luoghi di culto dove vi erano delle fiaccole e lei amava proprio riprodursi in questo periodo. È molto significativa come cosa. L'ho scritto anche nel libro sulle previsioni del prossimo anno, dove lascerò sempre ovviamente un po' un piccolo spazio anche a quello che sono le caratteristiche principali di ogni segno. La Fenice è una rinascita di tutti quanti noi, soprattutto bruciare quelli che sono i traumi del passato e trasformarli quindi in qualcosa di molto più forte, anche quindi un aspetto importante. La nostra consapevolezza di trasformare le cose avviene proprio in questo viaggio della metamorfosi che è tipica del segno dello Scorpione. Il 31, come vi ho detto, si celebrerà Halloween, viene chiamato anche il giorno della croce del quarto, viene chiamato anche come il giorno in cui nascono, sorgono le Pleiadi. E viene chiamato ovviamente per noi che facciamo la magia bianca, è una festa pagana importantissima, il Samhain, quindi è bello e importante proprio questo processo di ritualizzare quella che è onorare, soprattutto quella che è la morte e la rinascita di noi stessi. Ecco perché proprio in questo periodo viene chiamato Croce del Quarto perché rappresenta proprio il punto d'incontro dell'anno tra l'equinozio e il solstizio. E quindi è interessante perché in questo periodo, per esempio, gli antichi dicevano che sorgevano le Pleiadi, che era qualcosa di molto importante per onorare proprio i cicli di morte e di rinascita della nostra vita, non per questo si onorano anche durante questo periodo i nostri morti. Quindi, ma di questo voglio fare proprio un video a parte, va bene? Allora, iniziamo subito quindi con ogni segno, anche questa volta prenderemo
come d'abitudine, una carta per ogni giorno. Iniziamo dal segno dell'Ariete. Allora, amici dell'Ariete, andiamo a vedere subito come sarà per voi questa settimana che va dal 25 al 31 di ottobre, l'ultima settimana di ottobre. Devo dire che il 30 sarà. All'Ariete non abbiamo avuto, mi includo perché sono un Ariete, un momento molto facile, molto abbiamo avuto insomma dei pianeti in opposizione, non solo il Sole ma anche Marte che è il nostro governatore, che è stato nel segno della Bilancia. Il 30 finalmente si sposta nel segno dello Scorpione, come ho già detto. Poi abbiamo avuto anche Mercurio retrogrado. Ricordo che l'ombra di Mercurio retrogrado finisce il 5 di novembre, quindi comunque fino al 5 di novembre abbiamo ancora quest'ombra un po' complessa e difficile. Allora andiamo a vedere subito come parte la settimana, il giudizio. Qui abbiamo delle novità, delle notizie, degli aspetti importanti che possono rappresentare qualsiasi tipo della nostra, qualsiasi momento della nostra vita. Mi raccomando, concentratevi però su quei messaggi che sono anche un po' sotto le linee, che non è che devono essere per forza al 100% scritti o parlati in qualche modo. Sotto ci sono delle intenzioni da parte delle persone che sono intorno a noi che devono essere attentamente molto valutate. Potrebbe essere anche un'idea questa importante durante la settimana, o potrebbe essere addirittura una notizia che stavate aspettando da molto tempo. Il giudizio solitamente richiama un po' quella che è la nostra rinascita, e visto che ho già parlato di questa simbologia nell'introduzione, è molto interessante. Allora, il lunedì abbiamo un 6 di denaro, martedì un 6 di coppa, 3 di bastoni per il mercoledì, giovedì abbiamo il 5 di, scusate che faccio un po' spazio nelle mie decorazioni, un 5 di spada. Fine settimana abbiamo un 7 di bastoni, la luna e la ruota della fortuna. Un po' agitato questo fine settimana, devo dire la sincerità, amici dell'Ariete. Allora partiamo con questi 6 che sono molto spesso delle carte particolari, sia il 6 di denaro che il 6 di coppa, no? Sono carte che parlano spesso degli altri, quindi come se tra lunedì e martedì noi avremmo a che fare molto con le altre persone, ma soprattutto con i ricordi delle altre persone. Attenzione alle delusioni, perché qui proprio giovedì potremmo avere delle delusioni da parte di qualcuno, quindi è possibile che verrete a sapere con questo giudizio qualcosa che in realtà già sentivate nell'aria. Per esempio, qualcuno ha parlato male di me. Ecco, questa potrebbe essere la settimana in cui sentirete proprio o comunque capirete che evidente, cioè, quello che pensavate è veramente giusto. Lo dico anche perché questo lascia una scia un po' durante il fine settimana di ansie, di paure, di momenti in cui forse bisogna, amici, rivalutare attentamente se stessi. Mercoledì è un bellissimo giorno perché col 3 di bastone abbiamo sempre un orizzonte nuovo che si apre, delle idee, una riflessione di cui spesso noi abbiamo bisogno per poter rinascere, no? Nel nostro modo di rivedere la nostra vita. Potrebbero esserci dei contatti con l'estero o con persone lontane da noi. Ripeto, giovedì è forse il momento in cui dovete fare leggermente un po' attenzione perché ci sono dei nemici all'agguato, ci sono persone che forse parlano di voi anche sul lavoro o semplicemente li catturate perché avete questo atteggiamento spesso molto aperto, molto libero e quindi la gente potrebbe approfittarsi di qualcosa. Il 5 di spada può rappresentare anche un lavoro che state facendo e che qualcuno può copiarvelo, o addirittura potrebbero esserci delle situazioni in cui credo molte persone potrebbero sentirsi non al 100% a casa o comodo in quella determinata situazione. Qualcuno potrebbe prendersi i meriti che non sono di loro, ma sono vostri questi meriti. Ecco. È una settimana particolare, ancora ripeto, fino alla prossima settimana gli Ariete, insomma, vivranno dei momenti particolari. Approfittate di una domenica importante, forse sentite questa spinta di Marte che sabato entra proprio nel segno dello Scorpione, sentite questa spinta di dire no, basta, cioè io non posso vivere qui in questo basso, ma bisogna far muovere questa ruota, rialzare un po' la nostra consapevolezza. Per l'amore è possibile che moltissime persone dovranno discutere con il proprio partner, soprattutto se avete già qualcuno, no? Però non fatevi ingannare, soprattutto non autosabotatevi in questo periodo, perché molto spesso quando abbiamo questo atteggiamento come dice no, forse ho sbagliato io a dare troppa confidenza, no, tu sei stato puro in questo momento, di questo momento in poi, insomma, hai capito che forse con quella determinata persona non lo devi essere, o determinate situazioni forse è meglio non dirle.
Per gli incontri, potrebbero esserci degli incontri con qualcuno del passato che probabilmente vive lontano all'estero, quindi è possibile che ci siano degli incontri con persone o comunque delle conversazioni molto interessanti. È possibile però che questi incontri poi insomma si rivelano non proprio come voi ve l'aspettavate. Attenzione perché avete un atteggiamento in questo periodo, siete stanchi ma nello stesso tempo voglia di fare qualcosa, quindi è come se state, come se la vostra vita ha un po' un attimo il freno a mano. Vi ripeto, la prossima settimana sarà decisamente migliore, ma poi sentirete anche le spinte del. Ovviamente, attenzione perché poi Venere entrerà in quadratura nel segno del Capricorno, dove farà anche una lunga retrograzione fino al prossimo anno. E questa Venere nel decimo campo, soprattutto per voi amici dell'Ariete, vi stimola anche un poco, forse c'è qualche piccola sfida lavorativa che dovete tenere veramente in considerazione. Allora, giorni ideali per il lavoro, diciamo anche lunedì, martedì, mercoledì sono dei bei momenti per il lavoro, perché anche il 6 di denaro rappresenta proprio forse l'aiutare qualcuno o addirittura voi verrete aiutati da questa persona. Ecco, ripeto, forse fatevi aiutare, ringraziate, però poi a un certo punto non andate oltre perché probabilmente questa situazione non sarà proprio molto chiara poi. Sull'amore devo dire che è bene parlare e discutere anche di qualcosa del passato tra lunedì e martedì, domenica è sicuramente il giorno migliore. Il giudizio come carta nascosta rappresenta un po' la vostra consapevolezza di questo momento, quindi alzate un po' di più anche il vostro spirito in questo preciso istante. Allora, l'oracolo che è uscito per voi è l'ora della siesta. Ecco, tanto è un termine che usate anche, che usiamo anche noi in Italia. Quindi forse è il momento di riposarsi, di sì, andare avanti il nostro quotidiano senza ovviamente cercare di non fare dei ritardi grandi nella nostra vita, però forse è arrivato il momento di non prendere delle grandi decisioni, di rilassarsi. Se è possibile anche trovare il modo di poter in qualche modo evadere da determinate responsabilità durante questa settimana, va bene? Come al solito io vi ringrazio, lasciate il vostro like, noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Amici del Toro, bentornati a questo appuntamento, anche per voi andremo a vedere come sarà questa settimana che va dal giorno 25 al giorno 31 di ottobre, quindi andremo a vedere un po' come saranno giorno per giorno le energie. Scegliendo una carta per giorno, Allora, devo dire che il giorno 30 è il giorno che secondo me dovete fare un po' di attenzione perché Saturno entrerà in una quadratura particolare. Allora, carta nascosta abbiamo 10 di spada. Sentimenti contrastanti questo 10 di spada perché, come se sapete perfettamente, questa settimana che una situazione della vostra vita, che possa essere lavorativa o sentimentale, sta per terminare, se non è completamente già finito, forse avete perso l'entusiasmo, il desiderio, il sentimento per qualcosa che stavate affrontando durante questo periodo. Il 10 di spada rappresenta un po' quella carta che insomma, rappresenta fra la figura un po' questo uomo morto, trafitto da spade, ed è un po' come toccare il fondo, no? Abbiamo finalmente toccato il fondo e da questo momento in poi l'unica cosa che ci resta è quella di prendere un'iniziativa nuova, una spinta nuova per ripartire. È una carta anche che raffigura una grande stanchezza fisica. È molto probabile che i vostri pensieri in realtà siano quelli che stiano generando un po' di ansia, e l'ansia spesso condiziona anche il nostro corpo, non spesso, ma quasi sempre. Quindi mi raccomando, adottate tecniche di rilassamento. Allora, lunedì abbiamo il giudizio, il 2 di bastoni. Il fante per il mercoledì, abbiamo una regina di denaro il giovedì, andiamo a vedere il fine settimana, abbiamo il matto, il 10 di coppa e il re di bastoni, tantissime figure ragazzi questa settimana, le figure rappresentano indubbiamente delle persone importanti durante questo periodo, però possono raffigurare anche delle energie molto particolari. Partiamo con lunedì con una notizia che secondo me era quella che stavate in qualche modo aspettando. Potrebbe essere una comunicazione importante che in qualche modo fa un po' cambiare rotta, o comunque prendiamo una strada diversa da questo momento in poi, soprattutto con questo 2 di bastone che mi fa capire, insomma, vedo in realtà che alla fine avete anche altre opzioni, ci sono altre opzioni da poter scegliere, mai fermarsi solo ed esclusivamente su quello che stavamo pensando in questo momento. D'altronde
La vita del toro da quando Urano è entrato nel nostro segno è un po' così, è come che stiamo arrivando a una situazione in cui però i piani vengono in qualche modo rivisitati nuovamente proprio perché abbiamo bisogno di ritrovare anche un po' di novità o ricostruire nuovamente qualcosa dentro di noi. Questa cosa però non mi dispiace perché tra il Re di Bastone e il Fante di Bastone vedo proprio che ci sia questa possibilità, insomma, di muoversi, di raggiungere anche posti lontani o comunque di iniziare anche un percorso forse diverso da quello che stavate vivendo in questo momento. Armatevi però di tanta pazienza, come in questa bellissima Legione di Coppa, cercate di fare le cose con grande passione, con grande amore, con grande consapevolezza di quello che si fa, perché credo che sarà una settimana che vi manderà comunque verso cammini che in qualche modo forse dovete sperimentare, vi lancerete, sarete più coraggiosi del solito questa settimana, soprattutto per il lavoro. Abbiamo qui la presenza comunque di un uomo, di una donna molto importante, una persona anche forse nuova che arriverà nella nostra vita, un amico o qualcuno che avevamo già conosciuto che pian piano sta, insomma, diventando sempre qualcosa di molto importante. Nella mente però del toro, soprattutto giovedì, ci sarà una bellissima Regina di Coppa, che sia uomo o donna che sta ascoltando. Sapete che questa è una carta che rappresenta le emozioni forti, le emozioni mature, quindi comunque sia, anche se il mio mondo sta andando in un modo così diverso, veloce, anche forse un po' distratto, la mente in realtà è sempre concentrata su un amore particolare. Chissà, forse è la volta buona che questo fine settimana si decide una buona persona del toro di fare un passo importante. Credo che questo 10 di spada rappresenta anche queste attese infinite che state vivendo e che vi stanno trafiggendo in qualche modo, vi stanno permettendo di essere voi stessi. Un fine settimana interessante dove abbiamo ancora uno slancio importante, forse sono gli arcani maggiori più importanti durante questa settimana, lunedì che inizia con delle belle notizie e un venerdì con una voglia anche di armonizzare, di creare, di vivere comunque delle emozioni importanti. Il matto il venerdì vicino a un 10 di coppa mi viene proprio da pensare che qua possono esserci persone che raggiungeranno i propri cari, la propria famiglia, la voglia proprio di restare all'interno del proprio nucleo familiare, no? Quindi anche forse risolvere delle questioni che non sono risolte fino adesso e magari iniziare a frequentare nuovamente gli ambiti della propria famiglia. Allora, andiamo a vedere qual è il vostro oracolo. Allora, verso il mare, qualsiasi sia la vostra strada in questo momento, qualsiasi sia il vostro pensiero in questo preciso istante, credo che siate su una strada importante. È vero, questa carta mi ha sempre raffigurato l'idea di una persona che si trova in mezzo ad un oceano, quasi perso, e però pensate al fatto che comunque si va sempre verso una direzione, è come se il destino in qualche modo vi sta portando verso una scelta, verso una strada, una carriera nuova. Non so perché, ma in queste carte sono stato ispirato molto a darvi una nuova strada, un nuovo percorso. Proprio il cammino nuovo potrebbe essere qualcosa che potrebbe caratterizzare questa settimana, amici del Toro. Sapete che qualsiasi sia la vostra scelta, comunque si arriverà verso un grande percorso che in qualche modo stavate affrontando, che dovete comunque affrontare in questo momento. Grazie, come al solito, noi ci sentiremo la prossima settimana. Amici dei gemelli, benvenuti a questo appuntamento. Anche per voi andremo a vedere come sarà questa settimana che va dal 25 al 31 di ottobre. Allora, il vostro reggente del nostro cosmo, quindi Mercurio, ha lasciato finalmente la retrograzione, si trova ancora nel segno della Bilancia, quindi comunque un segno molto affine, un bellissimo trigono anche al vostro Sole, è però ancora sotto un'ombra, no? Non è ancora tornato proprio sui passi della propria retrograzione. Quindi ricordiamo che magari fino al 5 ancora magari qualche situazione riguardante proprio se stessi, il modo in cui si vive o vivete proprio di fronte al mondo, possono essere un po' ancora ferme, no? Alcune scelte, alcune situazioni, soprattutto l'immagine di voi, no? Che in quest'ultimo periodo forse ha ricevuto un po' di cambi, soprattutto nelle ultime settimane. Deve ritornare un po', dobbiamo ritornare adesso a riprendere un po' la nostra vita, quello che in realtà è il nostro modo di essere. Ricordiamo inoltre che Mercurio, in questo preciso momento, sta sentendo una grandissima influenza, siamo agli ultimi gradi, Marte sta uscendo anche dal segno
della bilancia, quindi torniamo un poco in quelle che possono essere delle nuove regole, anche la voglia anche di evadere in alcuni orizzonti, forse anche nuovi orizzonti. Lunedì, martedì e mercoledì la luna sarà proprio nel vostro segno, quindi sono 3 giorni molto importanti, devo dire. Ora vediamo subito qual è la carta per i nostri amici della... Il cavallo di bastoni è la carta nascosta, è una carta che parla di grande impulsività probabilmente durante questa settimana. È possibile che con questa carta moltissimi amici dei gemelli sentiranno la necessità di lanciarsi verso avventure nuove, verso realtà nuove, verso situazioni che in qualche modo possono sembrare diverse da quelle che avete vissuto fino a questo momento. È vero che questo cavallo di bastoni è una carta di avventure, quindi è possibile che moltissimi di voi pensano proprio di lanciarsi verso una qualcosa di sconosciuto, forse fino a questo momento. Credo che qualcuno di voi ha tralasciato qualcosa nelle ultime settimane, soprattutto quando Mercurio è stato retrogrado. Quindi avere nuovamente questa spinta di riprendere questo passato, questi discorsi, queste parole che non avete fatto le ultime settimane e iniziare nuovamente, insomma, a prenderle in considerazione in maniera forse anche un po' più, come posso dire, presente, molto più viva, secondo me sia necessario. Una carta, il cavallo di bastoni, che rappresenta anche gli spostamenti, quindi è molto probabile che qualcuno di voi deve spostarsi. Deve muoversi durante questo periodo e viaggi che potrebbero essere corti o lunghi, e perché no, anche conoscere nuove mete, nuove, non so, nuove città, nuovi posti dove non siete stati, questo non fa mai male. Allora andiamo a vedere quali sono le vostre carte. Abbiamo il lunedì 10 di bastoni, la forza, il cavallo di coppa, l'asso di spada. L'asso di coppa per il fine settimana, il 6 di bastoni e il carro. Bellissima settimana, amici dei gemelli, ma credo che la vostra energia sia un'energia sempre molto prerompente, molto importante, piena sempre di grandi novità. Venere sicuramente non sta facendo vi sta, insomma, in quadratura con il vostro segno, l'opposizione, scusate, al vostro segno. Questo magari vi sta anche aprendo a delle nuove occasioni, quindi state forse frequentando delle persone che non sono nel vostro ambiente o non è proprio la persona che pensavate ideale della vostra vita, ma in qualche modo vi state lasciando andare e vi permetterà anche questo di vivere delle emozioni importanti. Lunedì abbiamo un 10 di bastoni, quindi una leggera fatica, affaticamento proprio che potrete vivere durante questa giornata. Potrebbe essere una di quelle giornate in cui forse abbiamo bisogno un po' di riposo, e potrebbe essere anche la tipica giornata in cui magari abbiamo la necessità proprio di ritirarci un attimo. Non vi preoccupate, forse gli unici giorni che abbiamo un po' più complessi sono proprio lunedì, anche martedì con la forza che è sicuramente il coraggio di avanzare, di andare avanti, di trovare proprio il coraggio nella propria vita. Ma credo che questi possono essere 2 giorni, la luna è calante in questo momento, quindi proprio nel vostro segno vi potete sentire in qualche modo un po' affaticati, ecco. Belle però le carte del 3 di coppa, l'asso di spada, l'asso di coppa, qui per esempio ragazzi potrebbero essere dei colpi di fulmine, delle conoscenze nuove tra persone, amici del vostro circolo, magari, non lo so, persone che frequentate anche magari a livello lavorativo. E da lì potrebbe nascere qualcosa, più di un'amicizia, qualcosa che magari state aspettando da un po' di tempo. Addirittura potrebbe succedere che qualcuno inizi proprio a corteggiarvi. Queste sono, insomma, carte di bella conoscenza, quindi lasciatevi andare tra mercoledì, giovedì e venerdì, perché secondo me sono giornate in cui finalmente possiamo spaziare un po' verso orizzonti nuovi, anche sulle questioni lavorative. Credo che il giovedì sia una bellissima giornata per concludere degli affari, per finalmente firmare dei contratti o comunque arrivare a superare degli ostacoli burocratici che avevamo vissuto fino a questo momento. Un bellissimo fine settimana, venerdì, sabato e domenica, soprattutto la domenica che avete un'energia pazzesca, vi sento proprio pieni di vita, voglia di avanzare, qualcuno potrà vivere, spostarsi in qualche modo magari. Come vi ho già detto, col cavallo di bastoni, magari se non lo avete programmato e state ascoltando questo video, programmate un fine settimana in un luogo nuovo, visitate un paesino, andate a dormire in un hotel, staccate un po' la mente, insomma, cercate di viaggiare, di spostarvi, perché questo vi potrà aiutare comunque a vivere delle emozioni importanti.
Venerdì è sicuramente un giorno importante per il cuore, mi raccomando, perché insomma è il momento di far fluire le nostre emozioni. Bene, andiamo a vedere un po' qual è il vostro oracolo. Anche per voi l'ora della siesta, quindi forse è proprio la settimana ideale per godere non soltanto di se stesso, cioè, insomma, proprio prendersi cura di sé, ecco, avere un attimo un po' di tempo per poter riposarvi, ecco, cercate di trovare in qualche modo tecniche utili proprio che vi possano, che vi aiutino anche a farvi rilassare in questa settimana. Vince Gemelli, noi ci sentiremo la prossima, grazie, un abbraccio. Cancro, Sole e Luna ascendente, benvenuti a questo appuntamento, andiamo a vedere come sarà questa settimana che va dal giorno 25 al 31 di ottobre. Andiamo a prendere una carta per giorno, quindi andiamo a capire un po' come sarà questa settimana. Potete sempre rivedere questo video, capire qual è la carta che è uscita per questa lettura. Abbiamo il Fante di Spada, queste sono comunicazioni importanti, forse anche un po', come posso dire, un po' veloci, quasi immature, ingenue, innocue, però nello stesso tempo c'è bisogno di fare un po' chiarezza, no? In questo preciso momento. Il Fante di Spada è un conoscitore, uno scopritore, però non è maturo, è un'energia un po', ecco, appunto immatura, ingenua. Delle volte possono esserci dei messaggi con persone che magari non sono proprio chiari. Potreste riceverlo, potreste fare voi delle comunicazioni che a un certo punto dovrebbero, insomma, potrebbero mettere un po' in crisi le persone che sono vicino a voi. Potreste ricevere anche poi delle comunicazioni non proprio chiare, potrebbe essere una persona nuova della vostra vita che magari in qualche modo non è molto chiaro e quindi dovete fare chiarezza, o addirittura il Fante di Spada, come al solito io dico sempre che è una persona del passato e quell'amore non dimenticato e quella conoscenza che in qualche modo ritorna nella nostra vita quasi in maniera impetuosa. Attenzione alle spie, perché questa è una persona che spia, che cerca di capire la verità, cerca sempre di sapere tutto, si intromette. Attenzione alle persone che in qualche modo scappano anche in questo momento, perché il Fante non ha lo stesso coraggio, magari il Fante di Spada non ha lo stesso coraggio del Fante di bastoni o di denaro, quindi credo che questa sia una persona poco coraggiosa nell'affrontare qualsiasi tipo di discorso. Energeticamente rappresenta nuovi studi o posizioni comunque importanti per gli studenti, per esempio. Potrebbe rappresentare anche la necessità di andare in fondo ad una realtà, quindi iniziare una scoperta, una ricerca su quello che realmente è successo nella nostra vita a livello di documenti, di lavoro, di amore. Potrebbe rappresentare anche la necessità di magari fare un po' di revisione in quelli che sono i nostri messaggi, il nostro modo di comunicare. Quindi questa è un po' l'energia generale. Vediamo un po' com'è la vostra settimana. Lunedì e martedì qua escono ancora comunicazioni, quindi è decisamente. Vedete uno che scappa. Vi dicevo che qui avete una persona molto particolare vicino a voi, in questo preciso momento. Ed è qualcuno del passato, ve lo posso anche assicurare. Avrete a che fare con delle comunicazioni particolari perché è come se stia ritornando in voi una realtà che avevate in qualche modo dimenticato o che avete già vissuto e non volevate rivivere, amici del cancro, no? La settimana si apre bene, comunque non è una settimana malvagia, cioè nel senso di quelle proprio negative, è quelle settimane in cui bisogna però fare molta attenzione a quello che si dice. Una settimana, ricordo che Mercurio è ancora sotto la sua ombra fino al 5 di novembre. Ricordo che abbiamo un Marte che entra nello Scorpione in trigono al vostro segno. Quindi, in particolare, abbiamo una Luna tra giovedì e venerdì calante nel vostro segno. Quindi, comunque, vedete, giovedì e venerdì sono giorni in cui verrete a scoprire forse magari qualcosa. Attenzione perché qui qualcuno sta parlando. Qui qualcuno sta parlando di voi, vi sta mettendo in mezzo, o comunque ha detto qualcosa di poco piacevole, non si è comportato bene, non si è comportato da amica o da amico, quindi fate un po' attenzione a questa persona, perché ho la sensazione che qui scoprirete qualcosa di importante. Ovviamente questo può causare delle grandi ansie, ovviamente anche dei dispiaceri, cioè nel senso io mi fidavo di te. Quindi dovete fare un po' attenzione perché i cancro sono molto sensibili in questo periodo. Quindi
Sento, già lo sono di natura, figuriamoci in questo periodo, con tutti questi transiti o con tutte queste situazioni, credo che stiamo vivendo veramente delle emozioni che non deve innanzitutto reprimere, soprattutto è anche un po', secondo me, perché vi siete fidati forse alla persona sbagliata. E quindi potrebbe essere anche un po' questo. Qualcuno riceverà delle comunicazioni molto confuse, poco chiare. Attenzione perché se qualcuno, per esempio il vostro compagno, la persona che state frequentando, vi dice una parola forte o insomma, ha un atteggiamento un po' forte, se ne pentirà. Quindi è possibile che voi rimarrete male in quel momento, però se ne pentirà perché in realtà secondo me non è quello che voleva dire in quel preciso momento, ma è come se... Ecco, avrete un po' una piccola delusione, no, da questa cosa, quindi voi ci rimarrete molto male. Dall'altra parte vi potrebbero dire, ma io non l'ho fatto con una cattiva intenzione, quindi poi vi chiedere scuse, eccetera, eccetera. Secondo me il fine settimana è quel tipico settimana, fine settimana da prendere un po' per sé, con le persone che veramente fanno parte della vostra cerchia, forse anche la famiglia e soprattutto un po' di cura personale, secondo me sarebbe molto utile. Allora, lavorativamente parlando, qui possono esserci delle persone che fanno un po' di ostruzionismo nella vostra azienda. È possibile che voi stessi scoprirete che qualcuno ha fatto uno sbaglio e per quello sbaglio ci siete andati in mezzo o voi o il vostro team o altre persone intorno a voi. Quindi sarete un poco come tentati di fare il salvatore della giustizia, di dire no, guarda che questo sbaglio l'hai fatto tu e per colpa tua ci andate in mezzo. Giovanni, ecco, secondo me però è meglio evitare questa cosa, nel senso dire a questa persona che ha sbagliato, guarda che qui hai fatto un errore, ma non dire a Giovanni che magari per colpa di quest'altra persona, capisci? È come se meglio non mettere tante voci con queste carte, perché siamo davanti a delle realtà molto complesse. Attenzione perché qui c'è qualcuno che vuole scappare dai propri sentimenti, dal proprio modo di essere, il proprio pensiero. C'è qualcuno che addirittura sta evadendo, autosabotandosi fortemente di questo pensiero, di queste idee. Quindi mi raccomando, cercate di trovare sempre comunque la forza, perché questa regina di denaro e i bastoni in realtà è una domenica molto bella, cioè riuscirete a star veramente meglio. Però attenzione a queste 2 giornate di mercoledì, giovedì e poi venerdì, ovviamente vi porterete un po' lo strascico di quelle che saranno le giornate particolari. Allora, il perché, ecco, questo forse è un po' quello che state vivendo in questo momento, cioè vi state un po' tanto interrogando su quelle perché questo suo atteggiamento, per quale motivo non si fa sentire, perché si comporta così. Saranno tantissime le domande, e vedete, queste sono tante le domande che vi farete proprio durante questi giorni. Credo che la risposta ce l'avete già dentro, quindi scavate bene dentro di voi stessi. Secondo me è proprio quella, che sia un no, che sia un sì, è inutile stare dietro a delle speranze che secondo me non sono proprio facili insomma, da prendere. Comunque la risposta ce l'avete. Grazie amici del cancro, noi ci sentiamo alla prossima, un abbraccio. Allora amici del leone, bentornati a questo appuntamento, andiamo a prendere una carta per ogni giorno della settimana e andremo a capire un po' come sarà per tutti quanti voi. Allora abbiamo il 6 di coppa come carta nascosta, una carta di... Forse piccole nostalgie, però sono quelle nostalgie positive, quindi è possibile che questa settimana avrete a che fare con persone intorno a voi, della vostra infanzia, amici del passato, e quindi parlerete con queste persone, ricorderete di questi avvenimenti o quello che è stato della vostra vita. Secondo me sarà molto importante durante questa settimana anche vivere queste piccole emozioni. Quindi qualcosa di passato, ricordi e nostalgie sono a portata di mano durante questa settimana. Abbiamo un 3 di bastone il lunedì, il mago, 2 di spada, 5 di coppa, abbiamo l'imperatrice, 9 di denaro e il cavallo di bastoni, la domenica. Quindi andiamo a vedere, devo dire che comunque era bellissimo, fine settimana stupendo, scusate perché avevo preso la carta nascosta, eccola qua, e l'ho messo tra il mazzo, invece il 6 di coppa. Quindi, devo dire che è una bella settimana, importante. Abbiamo tantissime carte che rappresentano proprio una spinta nuova. Allora, ricordo che in questo preciso momento, abbiamo, Marte che sta entrando nel segno dello Scorpione e quindi nel vostro decimo campo. Ecco,
Quindi questa potrebbe essere veramente una grande occasione per moltissimi amici dei leoni di trovare una spinta nuova, e mi fa proprio pensare che questi siano due carte tra lunedì e martedì, il 3 di bastoni e il mago, carte nuove, di novità, anzi, non tanto di novità, ma di impulsi, cioè di riuscire finalmente ad entrare in contatto con quello che siamo e con quello che realmente vogliamo in questo preciso momento. Ma il fine settimana, ragazzi, un fine settimana stupendo. Imperatrice, 9 di denaro e cavallo di bastoni. Cioè, che meglio di vivere una di quelle fine settimana in cui sentirsi completamente pieni. Ma soprattutto le madri, sarà bellissimo stare con i propri figli, padre, madre che siete, quindi comunque i genitori. È importante soprattutto durante questo fine settimana godere dei piaceri della vita, quindi mangiare, uscire in un buon ristorante, passeggiare in mezzo alla natura, insomma, vivere qualcosa di estremamente personale e importante che possa anche ricaricarvi le proprie energie. Se lo fate poi con qualcuno del passato, quindi un amico, un'amica che non vedete da tanto tempo, sarebbe meraviglioso. Gli unici giorni della settimana che dobbiamo in qualche modo non tenere attenzione, perché sennò poi possono essere piccole nostalgie, come vi ho detto. Ma magari pensare un po' a quello che sono stati anche dei fracassi della nostra vita, delle opportunità perse, soprattutto il giovedì, vi verranno in mente magari qualche piccolo ricordo, qualche situazione che proprio non è chiara, no? Giovedì potrebbe capitare la tipica situazione in cui forse molti di voi si pentiranno di qualche scelta che hanno fatto, perché in realtà questa scelta è dovuta tra martedì e giovedì anche al fatto che forse non è quella la strada che io devo prendere. Quindi è molto probabile che questa scelta, che sarà un no, vi dispiacerà dire questo no, anche se il no delle volte fa benissimo, ed ecco perché poi vivete un fine settimana molto più rilassate, come che dovevate dirlo già da tanto tempo e non riuscivate in realtà a farlo. Questo fine settimana invece sarà importante e buono proprio per poter scaricare anche un po' di questa tensione. Non rimanete troppo ancorati però a quelli che sono stati gli sbagli che avete potuto fare o che vi sentite magari in colpa. Cercate comunque di liberarvene da questo e guardare delle nuove prospettive, nuove opportunità, nuove possibilità che in realtà questa settimana, soprattutto mercoledì, potrebbero arrivare, perché siamo davanti a quel bivio di dire: allora io vivo in che modo? Cioè, in che modo devo prendere questa strada, no? Non è mai troppo semplice, però credo che ci siano delle grandi occasioni per voi per poterlo fare. Soprattutto sull'amore, l'amore fine settimana è meraviglioso perché parla proprio di anche piccole avventure. I single, soprattutto tra sabato e domenica, avranno un'occasione di conoscere una persona nuova, bella, tra l'altro benestante, secondo me. C'è proprio una persona che ha una posizione sociale importante, inaspettatamente, potrebbe essere anche un rapporto soltanto passionale, ma vi lascerà molto questo rapporto. Da una parte voi vi libererete da qualcosa, vi libererete anche un po' forse da quella sensazione di solitudine che state vivendo da molto tempo e vivete un po' quella che è un'emozione importante. I viaggi saranno molto importanti durante questa settimana, quindi mi auguro e spero che qualcuno possa muoversi e quindi viaggiare, scoprire, conoscere qualcosa di nuovo, perché incrementerà molto, e se lo fate in coppia ancora meglio, quindi credo che sia veramente molto importante. Attenzione però a non perdere nulla, soprattutto il giovedì. Non distraetevi troppo, cercate sempre di mantenere tutto sott'ordine perché potrebbero esserci dei momenti di distrazione, va bene? Allora, Leone, andiamo a vedere un oracolo anche per voi, l'Isola del Tesoro. Io amo questa carta particolarmente perché è quella tipica carta che c'è qualcosa di nascosto o c'è qualcosa che non vediamo, non sapevo. Questo potrebbe essere un incontro importante, un amore che sta veramente crescendo nei migliori dei modi, o addirittura potrebbe essere questa una grande occasione che finalmente dopo tanto tempo viene riscoperta. Vedete che è una tartaruga che arriva dal mare con questo tesoro, quindi è qualcosa che in realtà esisteva già e che non riusciamo a vedere nella nostra vita. Forse è semplicemente un attimo di felicità o comunque una felicità costante che potremmo vivere. L'Isola del Tesoro sono notizie inaspettate, sono come anche un benestare forse inaspettato, sono veramente delle belle novità che in qualche modo possono essere, insomma, riprese, riviste, rivalutate attentamente. Quindi godetevi questo momento, mi raccomando. Buona settimana, noi ci sentiremo alla prossima. Lasciate il vostro like e il vostro commento. Ciao. Amici della Vergine, bentornati a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questa settimana che va dal 25 al 31 di ottobre. Vergine, Sole, Luna, Ascendente.
capiamo un po' come sarà. Di conseguenza, anche voi andate a prendere il vostro, ascoltate il vostro ascendente, ascoltate il vostro, la vostra luna, in qualche modo. Allora, scusate, prendiamo un attimo questa carta, la stella. Questa è una bellissima carta, una carta molto positiva. Comunque sia, una settimana che, nonostante potrebbero esserci, poi lo vedremo nelle altre carte, qualcosa di un po' negativo, devo dire che la stella comunque porta sempre delle grandi speranze. Quindi cerchiamo sempre di mantenere la nostra energia alta e soprattutto positiva, amici della Vergine. Settimana anche che parla di soldi, le stelle proprio a livello materiale sono proprio i soldi, no? Vedete questo luccichio delle stelle un po'. Ed è anche una bella settimana di grande equilibrio, una settimana in cui finalmente abbiamo trovato quella nostra giusta zona, comfort zone tra quelle che sono le emozioni e il mondo materiale. Quindi sentiamo la necessità forse anche di bilanciare tutto ciò, e questa settimana lo troveremo e lo sentiremo nei migliori dei modi. Allora, andiamo a vedere: lunedì abbiamo l'appeso, martedì abbiamo la morte, la regina di spada, la luna, abbiamo la ruota della fortuna per il fine settimana, abbiamo il sole e il re di coppa. Fine settimana meraviglioso, devo dire la sincera verità. Sapete, qui credo che bisogna fare molta attenzione ad alcuni discorsi che si stanno per affrontare con una persona, forse anche una persona del nostro passato, che potrebbe essere un ex moglie o un ex marito. Bisogna fare un po' attenzione perché bisogna cambiare completamente questo nostro modo di essere. È possibile che questa regina di spada rappresenti il mercoledì un'energia molto forte che è la vostra, quindi il vostro modo di parlare potrebbe essere molto pungente, potrebbe creare comunque un po' di squilibri, ecco, nella vostra quotidianità, per esempio con i colleghi o con le persone intorno a voi. La regina di spada mercoledì ha, credo che è anche una necessità vostra, è un difendervi in qualche modo da qualcosa che in realtà forse già siete un po' stanchi, perché lunedì l'appeso rappresenta solitamente una carta di stasi, no? Di stand-by, quindi è come se stiamo pensando tanto ad una realtà ma non abbiamo la capacità di muoverci, che troverete proprio il giorno martedì. Tra l'altro martedì preparatevi a sentire un'energia di grande metamorfosi, di grande trasformazione dentro di voi stessi, come se avete capito che dovete tirare dritto. Ecco perché poi vi sento proprio tanto forti, tanto determinati nel voler chiarire qualcosa, comunicare qualcosa, essere decisamente pignoli, come voi sapete essere, e molto precisi. Questa comunicazione però potrebbe essere tanto pungente da creare comunque a un certo punto un malestare, no? Non a voi, ma alle persone intorno a voi. Poco ve ne potrà fregare, però è vero che potrebbe creare con questa luna un ambiente non facile. Mi viene da pensare soprattutto nelle questioni di lavoro, eh? Ma anche sull'amore, mi raccomando, cercate di non essere troppo diretti. Tutto ciò potrebbe anche essere il fatto che abbiamo molte persone della Vergine che devono affrontare discorsi con il proprio passato, con un ex o con delle persone che hanno fatto parte della vostra vita. Ecco, queste sono giornate dove secondo me si farà luce a qualche piccolo inganno, qualche piccola modo in cui vi si sono comportati nei vostri confronti. Direte proprio: guarda che tu ti sei comportato in questa maniera, e sinceramente, insomma, direte quello che dovete dire. Meglio liberarvi durante queste giornate da questa energia, perché poi avremo un bellissimo fine settimana caratterizzato da un sole che secondo me splendida, e soprattutto un re di coppa. Quindi, se che siete uomini o donna, è comunque la carta dell'amore maturo. Quindi è proprio una bella conoscenza questa. Potrebbe addirittura essere qualcuno che voi già stavate pensando o comunque avevate in mente, potrebbe veramente essere un amore interessante. Venerdì, anche con questa ruota della fortuna, si ha proprio voglia di aprire il proprio cuore. Vedo molto sentimentalismo questo fine settimana, quindi mi raccomando, lasciatevi andare. Tutto sommato, anche se queste possono sembrare delle carte forti, che lo sono in realtà, e con un po' il corso delle giornate, insomma, verrà un po' così. Se ci sono questioni legali, mi raccomando, mercoledì è il giorno ideale proprio per concludere un affare. Addirittura questa potrebbe essere una vincita di una causa legale, o addirittura si sbloccheranno delle documentazioni, eccetera. Mentre se avete proprio bisogno di sbloccare una situazione, chiedete a un professionista. Tra
tra mercoledì che potrebbe essere molto utile. Giorno secondo me leggermente un po' più pesante potrebbe essere giovedì con questa luna, perché come ci sono piccole paure, piccole incertezze dentro di noi, sentiamo un po' questa sensazione forse anche di vuoto dentro di noi, no? Ecco perché credo che sia importante durante questa giornata magari riflettere un po' di più su quelle che sono state quelle che sono state le vostre parole o quello che avete detto nelle giornate precedenti, mi raccomando. Bene, prendiamo subito anche qui un oracolo, andiamo a capire un po' qual è l'oracolo per voi durante questo periodo. Una vita nuova, quindi siamo davanti veramente a delle grandi occasioni, magari per poter riprendere in mano se stessi. È come se, vedete, questa immagine particolare, è come se ci svegliamo a un certo punto, no? È come se diciamo. È arrivato il momento di svegliarmi, è arrivato il momento proprio di considerare, di prendere in considerazione questo nuovo modo di essere, questa nuova vita. È importante durante questo periodo perché da questo momento in poi riusciamo in qualche modo anche a rimettere in vita quelli che sono i nostri atteggiamenti, il nostro modo di essere. Quindi svegliamoci. Credo che qui abbiamo basta ecco, essere magari. Qualcuno potrebbe vivere anche con delle persone che si stanno un po' abusando di voi, no? Anche a livello proprio di parole. Quindi cerchiamo di riprendere un po' la nostra vita in mano. Questo potrebbe essere un'ottima settimana. Grazie come al solito, buona settimana, alla prossima. Amici della Bilancia, bentornati a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà per voi anche questa settimana che va dal 25 al 31. Il Sole ha lasciato il vostro segno, Mercurio è ancora nel vostro segno, in un moto d'ombra, quindi ancora. Deve tornare proprio diretto al 100%. E Marte il 30 lascerà il vostro segno. Da una parte buono, amici della Bilancia, perché è come se sentirete molta più calma, molta più tranquillità in qualche modo, no? Quindi il vostro cielo piano piano si sta anche svuotando durante questa settimana. Allora abbiamo la carta della giustizia come carta nascosta. Beh, la carta della giustizia è la vostra carta, è il vostro oracolo maggiore, il vostro arcano maggiore, scusate. È come se questa settimana abbiamo in qualche modo bisogno, forse perché il vostro cielo si sta schiarendo, ecco qui bisogna avere un po' più di chiarezza, soprattutto equilibrare quelle che sono le emozioni con la realtà. Cioè, da una parte abbiamo la bilancia nelle mani di questa figura e dall'altra abbiamo il potere rappresentato dalla spada in quest'altra mano. Quindi, come se noi abbiamo veramente il potere di riequilibrare quelli che sono gli eventi presenti di questo momento. C'è un'energia particolare, devo dire la sincerità, è come se abbiamo una voglia, un senso di giustizia maggiore, quindi una sensazione di verità in questo momento. Come se abbiamo bisogno di conoscere, di capire quello che realmente sono, per esempio, le emozioni dell'altra persona. Però questa è una carta per niente impulsiva, non è un cavallo di spada, non è un fante di spada, né tantomeno una regina o un re di spada. Questa è una carta estremamente innocua, diciamo che molto equa. Quindi mi raccomando, perché questo potrebbe essere un consiglio, questa carta nascosta, di mantenervi sempre un po' low profile, quindi non esagerate nel vostro modo di essere. Indubbiamente questa settimana vi troverete a parlare, a discutere di questioni di documentazioni, tasse, pagamenti, forse è anche arrivato il momento, se avete veramente situazioni molto pesanti, tipo debiti, eccetera, è arrivato il momento anche di andare da uno specialista. Da qualcuno che vi possa proprio seguire o che vi possa dare delle informazioni maggiori rispetto a quello che potrebbero essere delle strade. Sappiate che la giustizia trova sempre una soluzione, c'è una soluzione ovviamente divina o comunque non tanto divina in questo caso, ma secondo me per legge. Quindi qualsiasi cosa chiedete anche in questo momento o cercate sempre di equilibrare le vostre emozioni con la vostra impulsività del momento. Allora, andiamo a vedere un poco. Abbiamo il 6 di coppa il lunedì, il matto, il 2 di coppa la temperanza. Vedete quante carte di voglia di equilibrio che ci sono qui, no? Da un matto si passa a una temperanza, quindi è come se c'è quell'impulso, ma nello stesso tempo abbiamo la necessità di essere molto più attenti, calmi e soprattutto dettagliati in questo preciso momento. Mamma che bella settimana, Bilancia. Poco fa ho letto un commento di un ragazzo che non credeva molto alla stesura perché
aveva paura che Venere farà una quadratura, adesso è vero, entrerà nel Capricorno, quindi tutti i segni cardinali, Ariete, Bilancia e Cancro sentiranno di questa Venere un po' molto pesante. In realtà Venere in Capricorno, vi lascerò anche delle scritte, richiede anche un po' più di stabilità nella nostra relazione. C'è tutto bello quello che è il sesso, l'avventura, il mondo, però Venere in Capricorno vi chiede di mettere un po' i piedi per terra. Altra cosa che mi commentava questo ragazzo, dice: ma giovedì, sì, scusami, Giove, il prossimo anno sarà in opposizione, quindi non è che vedo questo grande futuro. Innanzitutto parliamo di una settimana qua, quindi non è che c'è bisogno di essere andato a pensare a Giove in opposizione. Giove in opposizione è una sfida grandissima con quella che è la nostra quotidianità, con le nostre relazioni. Quindi adesso l'energia che voi avete vissuto in queste settimane dovete mantenerla forever, per sempre. Ecco, questa è la sfida che io vi chiedo di fare. Mantenete questa energia, questa propensione sempre. Mercurio retrogrado non è stato assolutamente facile perché era proprio nel vostro segno e lo riavremo anche il prossimo anno in bilancia. Quindi già sapete che le comunicazioni, il modo di fare, la nostra impulsività, insomma, è molto pesante e poi soprattutto la stanchezza fisica. Quella è una cosa di cui dobbiamo valutare attentamente. Quindi andiamoci a fare le prove di antiallergiche, andiamo da un dietologo, iniziamo a fare un po' di attività fisica, insomma, iniziamo a pensare a qualcosa di positivo, ma non perché c'è mai una gioia, come suol dire, no? Perché io odio questa frase, ma secondo me c'è bisogno in qualche modo di intraprendere un po', di prendere proprio il nostro corpo e la nostra anima in mano. Questa settimana, chiudo parentesi, è una settimana meravigliosa, come potete vedere con le vostre carte. A parte che qui abbiamo sicuramente una possibilità anche di vivere in maniera così veloce un ricordo con una persona del passato, qualche amico del passato, o comunque possiamo rivivere delle emozioni molto particolari durante questo periodo. Abbiamo tantissime carte che parlano di equilibrio, di necessità, di stabilità, soprattutto questa imperatrice il sabato. Di amore per se stesso, di amore, di relazione, di sessualità, di passione e soprattutto di voglia di lasciarsi andare ancora di più. Quindi, amici della bilancia, capiamo dove stiamo arrivando, qual è la strada che abbiamo percorso, cosa in realtà abbiamo capito fino a questo momento di noi stessi. Abbiamo capito che dobbiamo godercela di più questa vita e che bisogna in qualche modo però essere un po' più attivi. Cioè, nulla ci viene dato gratis dall'universo, in qualche modo siamo noi gli artefici di questo destino. Queste sono carte meravigliose perché vi stanno proprio invitando a riequilibrare voi stessi, anche forse a sperimentare. Questa è una settimana dove l'amore sarà veramente vincente, dove ci potranno essere veramente delle grandi occasioni per poter finalmente rimettervi in gioco. Io ve lo sto dicendo da un po' di tempo. Non mi piacciono le persone con gli occhi chiari. Bene, non vi preoccupate, magari andate oltre a questi occhi chiari, caspita. Andate più in profondità. Cioè, voi so che siete le persone dell'esteta, no? Siete nel bello, tutto deve essere perfetto, di marca, di moda e di profumato. Ma ogni tanto anche un po' l'odore di maschio, o comunque la stanchezza, insomma, lasciatevi andare in qualche modo. Ho avuto questa battuta simpatica, vi chiedo scusa. Però in qualche modo, insomma, lasciatevi andare. Andate verso qualcosa che non è proprio la strada che avete sempre percorso. Ovviamente non è che vi dovete prendere il gobbo di Notre Dame, ma magari, insomma, chiudiamo anche un occhio verso qualche situazione. Scoprite di più il cuore. Questo è anche qualcosa che vi sta assolutissimamente chiedendo un po' il cielo in questo preciso momento. Quando Venere, tra l'altro, risponde a questo ragazzo, entrerà nel segno del Capricorno, sarà una Venere che entrerà nella vostra quarta casa. Quindi è una Venere che comunque in qualche modo ha bisogno di stabilità nelle vostre quattro mura. Quindi bello, per esempio, per chi deve restaurare la propria casa. Però questo ne parleremo più in là. Andiamo a prendere un oracolo anche per voi. Andiamo a vedere qual è la vostra carta. I due tra due mondi. Questa è una carta interessantissima perché raffigura proprio due mondi particolari. Quello che vi dicevo è da quale lato del mondo volete stare? Dalla parte grigia o dalla parte colorata? Quindi è un po' una scelta che voi, in bilancia, dovete assolutamente assumere. Questa però è una carta anche che rappresenta proprio un passaggio verso una nuova dimensione, una nuova consapevolezza che
che voi state per vivere. Quindi, amici della Bilancia, io vi auguro una bellissima settimana. Come al solito, vi chiedo di lasciare il vostro like. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Amici dello Scorpione, benvenuti a questo appuntamento. Anche per voi quest'oggi andremo a vedere come sarà questa settimana che va dal 25 al 31 di ottobre. Innanzitutto, tantissimi auguri. La vostra stagione è iniziata, credo che sia una buona stagione per tutti quanti voi. Ricordo che il giorno 30 Marte sarà anche nel vostro segno, quindi uno dei vostri pianeti preferiti, devo dire. Allora, vediamo subito qual è l'oracolo nascosto. Non poteva che essere un bellissimo 9 di denari. Allora, il 9 di denari è lo star bene, in realtà. Credo che questo sia un bellissimo momento dove tantissimi amici dello Scorpione sentiranno che quello che hanno realmente realizzato fino a questo momento è qualcosa di molto importante. Sono giorni in cui vivremo una grande occasione, quella di sentirci abbondanti, pieni, no? Felici. 9 di denaro è la famosa dea della fortuna, quindi credo che anche questa settimana sarà caratterizzata da una grande occasione, quella proprio di vivere delle emozioni importanti. Abbiamo un fante di bastoni lunedì, giudizio, re di bastoni, ecco, quindi tutte figure molto importanti, il 5 di coppa il giovedì, aspettate che aggiustiamo bene le carte, il mago per il fine settimana, 10 di coppa e abbiamo il cavallo di bastoni. Abbiamo fante re e cavallo di bastoni questa settimana, quindi tanta energia, questo è un po' Marte, è un po' questo pianeta così forte che in qualche modo è stato per molti anni nell'astrologia classica è il vostro reggente. Poi, quando è stato scoperto, insomma, Plutone, è diventato il vostro reggente Plutone. Allora, partiamo subito con delle belle avventure, occasioni importanti tra lunedì e martedì, anche notizie molto interessanti di grande stabilità, forse anche di grande passione, soprattutto per chi sta vivendo degli amori. Potrebbe essere una grandissima occasione per conoscere qualcuno questi 3 giorni, in realtà, perché sono comunque un momento in cui sento che gli scorpioni stanno seriamente rivalutando attentamente quelle che sono le proprie necessità a livello proprio passionale, fisico, no? In questa settimana. Martedì state pronti a ricevere notizie importanti, sia lavorative, sia, secondo me, anche di amore, potrebbero essere notizie che in qualche modo vi daranno anche una carica giusta. L'unico giorno è giovedì, il 5 di coppe è anche un po' una sorta di nostalgia, di guardare un po' il nostro passato, rivedere alcune situazioni che fino a questo momento, insomma, non eravamo riusciti a sentire al 100% nostre. Ci sono anche, insomma, stiamo riguardando questo giovedì, potrebbe essere che riguardiamo un po' quelle cose che abbiamo perso nella nostra vita, ma non vi preoccupate perché poi arriverà un fine settimana nuovo, splendente tra un mago, quindi anche per le questioni lavorative potrebbe nascere un ottimo progetto proprio durante venerdì, e poi una grande propensione per la famiglia questo fine settimana, la voglia anche di muoversi, viaggiare, uscire fuori, sentirsi in qualche modo libero. Mi raccomando, il contatto con la natura o con le persone che sono vicino a noi che ci possono regalare o ci danno delle emozioni importanti. Devo dire una settimana tutta sommata piena carica di entusiasmo, perché in realtà le figure di bastoni sono quella determinazione anche nel voler andare avanti nella vita, sentire quella spinta nel dire io devo fare questo passo, quindi avete il coraggio comunque di lanciarvi. Giovedì, se dovete prendere magari delle decisioni, fatelo meno con i sentimenti ma più con la ragione, perché potreste essere guidati magari da alcune situazioni che non sono state molto chiare nella vostra vita, però questo è sicuramente una settimana da godere al 100%. Ottime nuove occasioni potrebbero nascere tra martedì e sabato, che sono comunque degli arcani importanti che parlano di novità, notizie e anche un vostro modo di vivere la vita completamente diverso. Mi raccomando, quegli amori, quelle passioni, soprattutto che si vivono in questa settimana, perché possono essere molto interessanti. Quindi, da un fante si passa a un re di bastoni, quindi
È molto bella questa sensazione. Allora, andiamo a vedere qual è il vostro oracolo della settimana. Abbiamo la tribù in qualche modo, no? Cioè, qui abbiamo la necessità di farci guidare, anche voi di guidare qualcuno in questo momento. È come se voi siete le persone necessarie per qualcuno in questo preciso istante. Quindi cerchiamo di incanalarci verso una nuova strada. Questa potrebbe essere anche la voglia di spostare i vostri pensieri, il vostro modo di agire verso una nuova meta, una nuova realtà. È importante però farlo con le persone che vi sono vicino in questo preciso istante, quindi godetevi questo momento. Sarà una settimana estremamente importante per voi, amici dello Scorpione. Tanti auguri ancora, noi ci sentiremo la prossima settimana. Ciao. Amici del Sagittario, benvenuti a questo appuntamento. Vediamo un po' come sarà questa settimana che va dal giorno 25 al 31 di ottobre. Venere nel vostro segno, in questo preciso momento, quindi sarà molto interessante ed è soprattutto molto interessante tutta la questione sentimentale, ma anche un po' l'armonia, l'organizzazione, di noi stessi, lo star bene proprio con le persone intorno a noi. Cosa abbiamo? Abbiamo il 9 di denaro, una carta di grande entusiasmo e soprattutto come dicevo, di benestare. Sento che i Sagittari stanno trovando proprio quella bella spinta, quella nuova carica anche di poter vivere la propria vita così come si vuole, no? Trovare un po' quella zona di comfort di cui avevamo bisogno. Abbiamo vissuto probabilmente dei periodi non tanto facili, dove non sapevamo realmente dove andare, e questo però è un momento, è la tipica settimana in cui sentiremo proprio la necessità di vivere ciò che realmente desideriamo in questo preciso istante. Abbondanza anche per quanto riguarda le questioni lavorative, questo è importante perché questa carta raffigura un po' l'economia, il denaro, quello che è il nostro modo, diciamo, di vivere, la nostra economia, le nostre finanze. Andiamo a vedere, un lunedì abbiamo l'8 di coppa, il 9 di bastoni, il 2 di spada, il cavallo di denaro. Fine settimana abbiamo un 10 di bastoni, un 4 di spada e la forza. Settimana in cui dobbiamo mettere dei vincoli, dobbiamo sicuramente prendere anche una scelta importante. Questa scelta riguarda probabilmente le questioni di lavoro a lungo termine, quindi anche se non siamo contenti di una realtà presente, attenzione perché poi nel lungo tempo questa realtà potrebbe diventare veramente una grande occasione per poter sviluppare delle belle e delle ottime conoscenze. Necessità forse anche i primi 2 giorni della settimana di avere un po' di tempo per voi stessi, di rinchiudervi un attimo nel vostro mondo, isolarvi probabilmente da alcune realtà, ma questo insomma non è nulla di sbagliato se lo si fa comunque con la grande occasione, quella comunque di rivalutare attentamente quelli che sono i nostri progetti di vita. Potremmo essere un po' sulle difensive su qualche argomento che riguarda forse le relazioni, l'amore in questo caso, ma semplicemente il voler essere un po' più chiari e questa chiarezza secondo me la troverete. Attenzione al fine settimana perché sarà molto stancante, quindi non strafate, mi raccomando, è possibile che a livello proprio fisico sentiamo la necessità di rinchiuderci un po' nel nostro nido, a fare una corretta alimentazione, adattare comunque degli stili di vita diversi che siano molto più sani e salutari. Poi una domenica, insomma, coraggiosa, piena di grinta, di vita, ed è proprio quella che in realtà questa settimana vi sta indicando. Mercoledì sarete davanti ad un bivio particolare, quindi mi raccomando questo giorno perché qui c'è la scelta per un futuro che potrebbe essere quello proprio di lasciarsi andare anche verso un orizzonte magari sconosciuto, ma ripeto, potrebbe essere qualcosa di molto importante. Mi raccomando, seguite il vostro corpo, sentite i messaggi del vostro corpo, se sentite che siete stanchi, cercate di rilassarvi, di trovare comunque un modo per viverlo in maniera più tranquilla. Andiamo a capire qual è il vostro oracolo, l'oracolo del perché. Tante domande, tante questioni che ancora forse sono un po' in sospeso. Mi raccomando, cercate di trovare le risposte dentro di voi stessi. È possibile che durante questa settimana qualcuno di voi in realtà le risposte le riceverà, ed è importante perché queste risposte
potrebbero anche essere non tanto positive, ma in qualche modo potrebbero darvi uno slancio per affrontare in maniera diversa quello che saranno le prossime settimane. Grazie amici del Sagittario, noi ci sentiremo la prossima, un saluto. Allora, amici del Capricorno, benvenuti in questo appuntamento. Andiamo a vedere anche per voi come sarà questa settimana che va dal 25 al 31 di ottobre. Capiamo un po' quale è la vostra energia principale, il 3 di bastoni, un'energia che parla di orizzonti nuovi, di occasioni che possono arrivare anche da territori lontani, persone che non conosciamo. E una necessità anche di riflettere su quelli che possono essere progetti che state pensando e che state meditando da un po' di tempo. Questo tre di bastoni raffigura molto spesso qualcosa che riguarda l'estero, lo spostarsi, l'allontanarsi, quindi anche dei viaggi che potrebbero arrivare nella nostra vita. Chissà, magari qualcuno deciderà di vivere in altri posti o in altri territori, ecco. Allora, andiamo a vedere come inizia la settimana con il sole, quindi quando inizia la stella, la temperanza, il cavallo di coppa, bellissime, avete delle grandissime occasioni durante questa settimana, lavorate duro e cercate di mantenere sempre alto la vostra energia in questo momento, perché se eravate un po' confusi su qualcosa, verrà fatta sicuramente chiarezza. Un'energia che vi porterà comunque a delle belle occasioni, proprio, secondo me anche risposte che dovevano arrivarvi, che vi stanno arrivando e vi arriveranno questa settimana, perché era proprio questa la settimana giusta. Perché se per esempio vi arrivavano risposte le settimane passate, non le prendevate nel modo giusto. Ecco, qui siamo davanti proprio a delle grandi occasioni per poter capire un po' quelli che sono i nostri percorsi di vita. Ma devo dire che questa è una settimana molto interessante, abbiamo il sole, anche il cavallo di coppa mi raffigura anche degli amori o delle relazioni nuove che potrebbero arrivare nella vostra vita. Qui avremo delle comunicazioni importanti con qualcuno, un amore che secondo me potrebbe diventare anche qualcosa di più, soprattutto nel fine settimana, l'occasione anche di rivedere qualcuno della vostra vita, forse del vostro passato. Questo Re di Spada raffigura delle comunicazioni, delle conversazioni importanti con un ex o comunque qualcuno del vostro passato, e quindi fare chiarezza anche su una determinata situazione senza ovviamente avere paura di dire la propria, no? Le stelle, il sole raffigurano un inizio settimana pieno carico di comunque di una bella energia che sarà comunque l'energia predominante durante questo periodo. Ricordo che Venere sarà nel vostro segno per moltissimi mesi. So che non siete uno dei segni che ama molto Venere, ma secondo me dovrete lasciarvi anche un po' andare e soprattutto rimodificare il vostro aspetto fisico, iniziare a pensare molto di più a voi stessi. Questa è una settimana proprio che secondo me è un po' l'inizio di questa grande trasformazione verso di voi stessi. Un equilibrio, anche uno sperimentare qualcosa di nuovo, quindi terapie nuove che possono essere utili proprio per rigenerare quello che è il vostro sistema immunitario, il vostro modo anche di vivere e di essere. Conoscenze anche molto vicine, possono esserci conoscenze questa settimana con persone che, per esempio, di un mondo della giustizia, che raffigura un po' qualcuno che ha una divisa, quindi un dottore piuttosto che della polizia, dei carabinieri, qualcuno che insomma indossa una divisa molto importante. Fine settimana, tra l'altro, molto bello, molto equilibrato, pieno di grande iniziativa che vi può permettere di svagare anche un po' la vostra mente verso orizzonti nuovi. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo. Sabato, se dovete parlare con un professionista del mestiere, vi può aiutare tantissimo. Allora, l'orfano. Questa è una carta particolare perché dobbiamo abituarci in qualche modo ad uscire da questa sorta di solitudine. E questa è una carta di grande solitudine, quindi molti Capricorno stanno vivendo le proprie ansie, le proprie paure o i propri progetti in maniera molto solo. Credo che questa settimana avete bisogno di parlare un po' di più, di essere un po' più aperti, di guardarvi un po' più intorno, ecco, cercare in qualche modo di valutare attentamente quelle che potrebbero essere anche delle nuove amicizie, delle nuove collaborazioni anche durante questa settimana. Forse siete rimasti un po' troppo chiusi all'interno di questa realtà, questo potrebbe essere in qualche modo una questione che poi nel lungo andare potrebbe insomma diventare un po' troppo pesante. Quindi questa è un'ottima settimana per uscire un po'
e per farsi conoscere anche sempre un po' di più, no? Quindi state un po' più liberi anche nell'esprimere, di non chiudervi. Forse c'è una realtà che vi sta un po' tanto consumando dentro, quindi abbiate il coraggio in qualche modo di uscire, di riflettere quello che realmente siete. Noi ci sentiremo la prossima settimana. Ciao amici del Capricorno, alla prossima. Allora, amici dell'Acquario, benvenuti in questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questo periodo. Allora, Saturno farà una quadratura con il Sole il 30 e Giove, che nel vostro segno farà un sestile con Venere il 28. Ecco, queste sono due giornate da tenere in particolare sott'occhio, e poi Marte entrerà nel segno dello Scorpione. Allora, sei di spada. Allora, qui bisogna allontanarsi da una realtà, amici dell'Acquario. È una realtà che secondo me non è. Già sapevate che dovevate fare questa scelta. A malincuore, purtroppo, si sta prendendo una strada diversa da quella che voi speravate. State per arrivare verso una nuova dimensione, una nuova tappa della vostra vita, ma necessariamente bisogna tralasciare quello che è il vostro passato. Siamo davanti a delle scelte importanti. Queste scelte potrebbero essere sicuramente un po', potrebbero condizionare anche delle persone intorno a voi, quindi c'è una sorta di un po' di tristezza nell'aria, no? Dove non è facile prendere questa decisione, però è inevitabile e necessaria durante questo periodo. Quindi mi raccomando, amici dell'Acquario, qualsiasi cosa fate, cercate di ferire il meno possibile le persone intorno a voi, perché c'è qualcuno magari che sta in realtà aspettando vostre risposte, ma voi forse non siete in grado di farlo. Vi state prendendo un po' troppo seriamente. Per esempio, sto sentendo molti acquari che si dicono: sto invecchiando, cosa che non hanno mai detto gli acquari vicino a me, no? E quindi è come per dire: sì, ho capito, ma tutti invecchiamo. Quindi cerchiamo, ecco, di non essere così seri su questa situazione. Allora, un lunedì un po' ansioso, vedete, queste ansie, queste paure magari che stiamo vivendo, forse c'è qualche in realtà con un figlio o con una persona più giovane della nostra famiglia. Questi discorsi saranno discorsi importanti da dover affrontare. Credo che il vostro grande problema siano i vostri sentimenti. State un po' evadendo nelle vostre emozioni, no? In realtà siete sempre molto carichi di voler fare, di iniziative, però poi a un certo punto arrivate a non capire realmente se quello che state vivendo è quello che realmente volete. Quindi, soprattutto nel fine settimana, mi rendo conto che il fatto che vi state troppo chiudendo in voi stessi o vi state prendendo troppo sul serio vi sta quasi limitando, amici dell'Acquario. Allora, a parte un lunedì un po' ansioso, devo dire che però mercoledì, giovedì e venerdì sono dei bei momenti per affrontare qualsiasi tipo di discussione, anche lavorativo. Possibile che qualcuno possa iniziare un nuovo lavoro proprio in queste giornate, iniziare qualcosa che stavate aspettando da un po' di tempo, però dovete cambiare completamente il vostro modo di essere. Nel senso, se avete lavorato in un'azienda e avevate un metodo di lavoro diverso, qui dovete riadattarvi ad una realtà nuova. Venerdì, secondo me, è il giorno migliore, un arcano maggiore importante, il mago per venerdì, per poter in qualche modo rimettere un po' in gioco quelle che sono il vostro modo di essere, rivalutare attentamente anche il vostro stile, il vostro modo di comunicare, che sarà estremamente importante durante questo periodo, amici dell'Acquario. Mi raccomando, quello che dite proprio durante il fine settimana, perché questo sei di spada, questa tristezza che voi avete, in realtà possono essere delle paure che state vivendo in questo momento. La paura di affrontare qualsiasi tipo di discussione, o semplicemente la paura di non essere in grado in alcuni casi, no? Secondo me non è proprio così. Dovete cercare di trovare, insomma, la chiave giusta per poter anche affrontare una relazione, un discorso. Non è detto che tutto deve essere preso così seriamente nella vita, ci vuole anche un po' più di spensieratezza, ci vuole anche forse un po' più di divertimento anche in questo momento, e voi purtroppo state evadendo da queste realtà. Martedì, tra l'altro, potrebbe esserci una buona proposta o dei buoni propositi, tra l'altro, potrebbero arrivare, però tutto con una grande novità dentro di voi stessi. Quindi adottare una pelle nuova, essere nuovi anche proprio esteticamente, perché il fante di denaro è quello, però farlo sempre con grande onestà. E proprio questi saranno i giorni in cui si comunicherà con onestà qualcosa magari che non si vuole comunicare. Perciò vi ripeto,
attenzione a quello che dite, perché potreste ferire in qualche modo qualcuno. E ripeto, non fate in modo che quello che dite in questo preciso istante poi potreste pentirvene poi più là. Quindi siete sicuri al 100% di questa realtà o di questa situazione. Lunedì uscirà dall'ombra qualcosa, quindi è come se fosse una realtà nascosta da un po' di tempo e in qualche modo abbiamo cercato di ostacolarlo senza riuscirlo a rivedere attentamente. Andiamo a vedere qual è il vostro oracolo della settimana. I cicli, oddio. Ho appena detto che è come se si dovesse chiudere un ciclo nella vostra vita, è come se voi dovete dire qualcosa per andarvene. Purtroppo è così la vita, è fatta di cicli e questo bisogno, vabbè, più che a voi non ve lo posso dire che siete sempre delle persone molto attente a quelle che sono le questioni soprannaturali della nostra vita. Il ciclo potrebbe proprio rappresentare il fatto che sicuramente qualcosa si sta per chiudere o si chiuderà proprio questa settimana, ma qualcosa di nuovo sta per iniziare, quindi è molto importante quello che sta per nascere, perché è un ciclo nuovo nella nostra vita, questa nuova identità che noi stessi stiamo per adottare, forse un modo diverso anche di comunicare, di essere, che non ci deve dispiacere in questo momento. Non abbiate assolutamente paura di dire ciò che siete. Però, ripeto, poca serietà e più spontaneità secondo me vi aiuterà ad affrontare meglio questa vostra settimana. Ci sentiremo alla prossima, un abbraccio. Allora, amici dei pesci, benvenuti a questo appuntamento. Andiamo a vedere come sarà per tutti quanti voi questa settimana che va dal 25 al 31 di ottobre 2021. Allora, la Venere in questo momento è in quadratura al vostro segno. Andiamo però a capire un po' come l'energia principale. 6 di coppa. Il 6 di coppa ci rimanda un po' a quello che è il nostro passato, ma quel passato nostalgico, quelle belle emozioni, quelle belle energie che abbiamo vissuto tempo addietro, no? Potrebbe essere un incontro con degli amici di scuola, potrebbe essere dell'incontro con gli amici del passato, potrebbe essere proprio la voglia di sentire qualcuno del nostro passato. Farsi una bella chiacchierata sana con qualcuno che ci conosce, che ha capito che ci conosce da molto tempo, raccontare delle nostre avventure, brutte o belle che siano, ci permetterà in qualche modo di uscire fuori un po' da questa monotonia che potrebbe sembrare la vita in questo momento per gli amici dei pesci. Siamo davanti ad un ricordo del passato, qualcosa che ci, insomma, lascia un po' di nostalgia, anche magari la casa, i profumi, dell'anno di una volta, che in qualche modo faranno parte proprio questa settimana della nostra energia. Allora, andiamo a vedere un poco come sarà questa settimana. Il lunedì abbiamo un 6 di bastoni, una bella carta, raffigura molto spesso l'esito verso qualcosa di importante, ma anche una carta di vittoria, cioè come se noi siamo riusciti a raggiungere degli obiettivi importanti fino a questo momento, sentirci anche soddisfatti di quello che abbiamo vissuto e di quello che abbiamo fatto fino a questo preciso istante. Il 6 di bastoni è una carta di realizzazioni, è importante perché lunedì sentiremo proprio la necessità di vivere questo nostro modo di essere. Tra lunedì e martedì, credo che con questo diavolo e questo 2 di coppa potrebbero esserci dei legami un po' così, dei attaccamenti un po' morbosi, dei legami un po' a qualcuno del passato. Vi dicevo già che c'era qualcosa del passato che può ritornare, forse una passione, un amore con un uomo, una donna che è stato soltanto una grande passione e che questa settimana proprio la rivivrete nuovamente, con un po' più di spensieratezza, con un po' più di tranquillità probabilmente. Attenzione a questi amori che incontrate proprio durante questi giorni, perché possono essere amori estremamente forti, forti che addirittura sentite che siete legati a queste persone perché da tanto tempo che non vivevate un desiderio o una, c'è una forte attrazione qui, verso una persona. E tra l'altro con il re di bastoni credo che sia proprio un magnetismo fisico, sessuale, quindi che vi legherà tanto durante queste giornate, che vi porterete anche un po' durante il fine settimana, a parte il venerdì che sarà quel tipico venerdì che boh, non so che fare, non so come prenderla questa realtà, poi comunque si libererà nuovamente, potrebbe ricapitare un incontro nuovamente con questa persona proprio il fine settimana. Se qualcuno di voi è già in coppia o comunque vive una relazione, questi sono giorni in cui vivrete quella grande attrazione. Attenzione però alle gelosie, queste possono essere gelosie molto forti. Riconquistiamo e riprendiamo nuovamente il corpo e la passione come
una possibile cura, tra virgolette, a quelle che potrebbero essere delle realtà o delle sensazioni di instabilità che abbiamo avuto fino a questo momento. Credo che siamo davanti a delle grandi occasioni che ci permetteranno in qualche modo di uscire fuori da quello che è il nostro mondo. Vi diciamo, siete un po' annoiati ultimamente, ma questa è proprio la necessità e la voglia di ritrovare proprio quella grinta dentro di noi stessi. Se siete single, qui conoscerete qualcuno. Attenzione, perché questo qualcuno vi prenderà tantissimo. E questo prendervi da questa persona potrebbe in qualche modo creare forse anche degli attaccamenti morbosi, ecco, molto, molto difficili. Le gelosie sono in agguato, ma anche e soprattutto discussioni di qualcosa del passato. Basta, questa cosa si era risolta, pesci, non ritornateci due volte. Fine settimana bellissimo questo fine settimana da dedicarvi alle vostre passioni, ai vostri hobby, il giardinaggio piuttosto che l'arredo, il disegno, cioè dedicate proprio a qualcosa di pratico. E ricordo sempre che questi hobby potrebbero pian piano diventare nella propria vita anche una professione. Quindi credo che sia una settimana molto interessante anche per voi, per lasciare un po' anche l'immaginazione correre in questo preciso momento. Allora, tutto quello che luccica è come se le maschere qui cadranno. Questa potrebbe anche essere un po' la tipica carta che non è oro tutto quello che luccica, c'è sempre una maschera dietro l'angolo. Ecco, sì, è importante però capire che in realtà dentro di noi siamo una fonte inesauribile di luce. Questa cosa, ripeto, potrebbe essere veramente qualcosa di molto importante perché in qualche modo ci troveremo a capire che forse abbiamo un potenziale che avevamo tralasciato nascosto per molto tempo. È bene ogni tanto che le maschere cadono, soprattutto le persone, perché voi vi rendete conto di quanto in realtà voi avevate ragione. Qui qualcuno avrà ragione questa settimana su qualcosa che pensava. Quindi è proprio tipica questa settimana dello scoprire ciò. Anche sul lavoro, quando vi dicevo avete un potenziale fantastico, questo potrebbe essere la tipica settimana che scoprirete qualcosa di importante. Attenzione, martedì è l'unico giorno in cui credo che c'erano forti tensioni anche con capi superiori o colleghi. Quindi è l'unico giorno da tenere a bada durante questa settimana. Grazie come al solito amici dei pesci, noi ci sentiremo alla prossima. Ciao!